tenere di tutto il gruppo di ricerca che ha costruito Stagione Capitale, questo era il video che, con il quale abbiamo inaugurato la stagione nella quale siamo. Ci poniamo questa piccola ambizione di riflettere sul bisogno di ripensare il capitalismo. Lo facciamo tenendo assieme una serie di temi che animano il patrimonio di storico, bibliografico, documentale della Fondazione Feltrinelli e le attività di ricerca. I temi sono centrali, secondo noi, nel dibattito contemporaneo: la trasformazione delle città, la trasformazione del concetto di povertà, il bisogno di ripensare al concetto di sostenibilità, il bisogno di affrontare la crisi della democrazia, il nuovo populismo, la gestione delle risorse naturali, acqua, energia, cibo, il grande macro tema del ripensamento del sistema capitalistico. E la giornata di oggi fa parte del ciclo There is no alternatives, perché eredita un approccio che è quello che noi abbiamo usato anche nel percorso di studio, di ricerca e di divulgazione sul futuro del mondo del lavoro, che abbiamo voluto chiamare, sul consiglio del nostro comitato scientifico, Jobless Society Platform. Ma in realtà noi non acquisiamo i fenomeni, o meglio, li studiamo, li rappresentiamo, cerchiamo di rappresentarli per quello che sono, e quindi la Jobless Society, oppure il fatto che ci sia qualcuno, come Margaret Thatcher allora, che dica o che possa ancora oggi pensare che non ci sono alternative. L'idea invece è che si possano costruire queste alternative, si possano costruire innanzitutto cercando punti di contatto tra il pensiero e la pratica, tra le comunità del mondo dell'associazionismo e la politica, tra chi ha come ambizione quello di dialogare con la cittadinanza come noi e il mondo della ricerca internazionale, gli operatori che fanno ad esempio in questo contesto la finanza e l'economia internazionale. Lavoriamo con università nazionali e internazionali, a partire da quelle di Milano, con istituzioni come la Banca d'Italia, come Mediobanca, con i centri di ricerca che hanno delle esperienze, dei dati che possiamo mettere a confronto con le nostre attività di ricerca. In questo ciclo vogliamo fare esattamente questo, vogliamo cercare di mettere a fuoco le possibili alternative, mettere a fuoco quelle che sono state le evoluzioni del sistema nel quale stiamo vivendo, economico e sociale nel quale stiamo vivendo, e ci chiediamo se il fenomeno delle diseguaglianze, il fenomeno delle ineguaglianze, il fenomeno dell'evoluzione del sistema capitalistico può essere contaminato con qualcosa che lo possa definire un po' più umano, un po' più sensibile, un po' più a misura d'uomo. Lo facciamo con due protagonisti, ma lascio al moderatore la parola. Solo fammi concludere ringraziando tutti voi per essere qui e per approfittare dello sforzo di Fondazione Feltrinelli di rendere divulgabili questi contenuti. Se volete approfittare della mostra che è nelle nostre sale 900, la stagione dei diritti, e per augurare a tutti voi buone feste. Grazie. Grazie. Grazie Massimiliano Tarantino, segretario generale della Fondazione Feltrinelli, e lasciate che mi unisca ai ringraziamenti. Io sono Pietro Etano, sono il direttore del mensile Altra Economia. Grazie a tutti voi che siete venuti questa sera così numerosi, molto attento e credo davvero competente. Grazie alla Fondazione che ha organizzato questo incontro, ma in generale questo importante ciclo di incontri di cui questo secondo appuntamento. Ma grazie soprattutto ai relatori che stasera avremo il piacere e l'onore di ascoltare, che davvero potranno arricchire un momento storico sociale importante in cui tutti noi abbiamo bisogno di comprensione e di confronto. Il confronto ha posizioni molto distanti, questo va detto chiaramente, anzi viene da dire antitetiche, il termine forse è ben calzante, poi vedremo anche perché. Io lavoro in un mensile che si chiama Altra Economia, che quindi da 20 anni evidentemente sta dalla parte di chi ha sempre pensato che il modello economico, il sistema economico attuale, quello che ha plasmato in qualche modo questo periodo che chiamiamo globalizzazione, sia un modello che non è in grado di risolvere alcuni dei problemi più importanti che affliggono le società mondiali, la disuguaglianza, la questione ambientale, forse addirittura per certi versi questi problemi li causa, e che quindi anche forse il pensiero accademico di questo modello accompagna va in qualche modo ripensato, e sono tanti le persone che in qualche modo lo dicono, lo vedono.
pensano e lo dicono, un modello che non è in grado di fare queste cose, forse appunto un modello che esso stesso è parte dei problemi. Tuttavia, sono passati 10 anni dallo scoppio di quella che chiamiamo la crisi economico-finanziaria 2018-2008 e oggi, secondo quello che ci sembra di poter vedere, siamo forse di fronte all'orizzonte, vediamo una possibile ulteriore crisi, uno spettro di ulteriore recessione, e quindi davvero il confronto anche da posizioni distanti è utile per comprendere come le politiche, il primato della politica della democrazia, possa effettivamente cercare di rispondere in maniera più efficace rispetto a quello che è stato finora a tutti i problemi che abbiamo di fronte, evitando evidentemente anche le problematicità che si accompagnano al grande scontento che pervade la nostra società, ma in generale la nostra comunità. Finisco questa breve introduzione in realtà solo per chiedere di salire sul palco ai nostri due relatori, Olivier Blanchard e Emiliano Brancaccio. Grazie davvero per essere con noi, vi prego di accoglierli con un applauso. Prego. Abbiamo una scaletta piuttosto rigorosa che prevede due interventi iniziali, con due relazioni iniziali, poi una risposta dei due relatori agli interventi l'uno dell'altro, poi ancora invece degli interventi dal pubblico, per cui vi prometto che ci sarà modo di creare un dibattito, spero più proficuo possibile. Lo ribadisco, sono felice che tutti noi possiamo questa sera cogliere questa occasione davvero straordinaria e piuttosto unica. Professore Emiliano Brancaccio, grazie per essere con noi, docente di politica economica presso l'Unità di Studi del Sannio Benevento, molto noto per gli studi. Io ricordo anche un testo pubblicato al Financial Times nel 2013, Il Monito degli Economisti, su quella che era l'ennesima sfaccettatura della crisi economico-finanziaria, ma anche autore di un noto manuale di macroeconomia che è l'Anti-Blanchard, che ho portato, sono molto felice della mia copia in italiano, pubblicato anche in versione inglese. Non è certamente un manuale contro il professor Blanchard, tutt'altro, ma semmai un manuale che cerca di portare posizioni differenti rispetto a un altro altrettanto famoso e importante manuale, che è appunto quello di macroeconomia del professor Blanchard, su cui molti di noi si sono formati, molti di noi hanno studiato. A lei la parola, e grazie ancora. Prego. Sì, per chi vuole c'è anche la possibilità del palco. Allora, grazie davvero per l'invito. A proposito libri anti. L'Anticatone di Giulio Cesare fu la raffigurazione letteraria di un passaggio epocale, quello che in poco più di un decennio avrebbe sancito la fine della Repubblica e l'inizio dell'Impero Romano. Quanto pare proprio all'Anticatone si ispirò Friedrich Engels, autore dell'Anti-Turing, un libro che a sua volta segnò una fase cruciale dello scontro tra due opposte filosofie della scienza, cioè l'idealismo e il materialismo. Ecco, nel nostro piccolo, nel nostro infinitesimo, in un certo senso noi abbiamo tratto un po' ispirazione da questi grandi esempi, perché l'Anti-Blanchard è un esperimento modesto, peraltro confinato nel campo ristretto della critica della macroeconomia. Tuttavia anche esso è un libro punta su una sola persona, addirittura punta su un solo cognome, ma di fatto tenta di richiamare alla luce una disputa di carattere molto più generale, oserei dire collettiva, vale dire la disputa, oggi sommersa e un po' dimenticata, tra la concezione prevalente della teoria e della politica economica e una visione alternativa, un paradigma economico alternativo. L'Anti-Blanchard in fin dei conti è la ragione per cui abbiamo proposto questa iniziativa alla Fondazione Feltrinelli, che ringraziamo per averla messa in opera. E ovviamente ringraziamo Olivier Blanchard, nella cui presenza siamo onorati, per aver accettato questo invito. Ora,
perché proprio l'anti-Blanchard? Perché non un anti-Lucas? Perché non un anti-Prescott o un anti-Sargent? Ecco, il primo motivo è che l'esperienza di Olivier Blanchard è di tale importanza che trascende la sua stessa persona, a mio avviso più di quanto sia accaduto a qualsiasi altro economista vivente. Il professor Blanchard fu nominato capo economista del Fondo Monetario Internazionale il 1° settembre del 2008, vale a dire appena 2 settimane prima del Chapter 11, ossia l'avvio della bancarotta di Lehman Brothers e, potremmo dire, l'inizio della crisi. Per una straordinaria congiuntura di avvenimenti, il periodo dell'incarico di Blanchard al Fondo corrisponde esattamente al tempo di fuoco della grande recessione internazionale, della prima crisi dell'Eurozona e dell'avvio di nuove tendenze protezioniste nel mondo, già prima dell'avvento di Trump alla Casa Bianca. E la direzione di Blanchard al Fondo Monetario Internazionale non è passata inosservata. Sotto la sua direzione abbiamo assistito a un cambiamento significativo nelle ricerche e in parte anche nelle proposte politiche del Fondo Monetario Internazionale. Penso al mea culpa sulla sottostima dei moltiplicatori fiscali, alla valorizzazione degli investimenti pubblici in deficit come fattore di crescita economica di lungo periodo, all'opportunità di adottare forme di controllo dei movimenti di capitale, al riconoscimento di un legame inverso tra disuguaglianza e sviluppo economico e molto altro. Insomma, un'esperienza eccezionale. Ma al di là dell'esperienza istituzionale di Olivier, c'è anche un motivo più profondo che mi ha indotto a scrivere proprio l'anti-Blanchard. Il motivo attiene all'approccio teorico di Blanchard, alla struttura dei suoi modelli di analisi. Il paradigma prevalente di teoria e politica economica, quello che di solito chiamiamo approccio mainstream, di cui Olivier Blanchard è uno dei massimi esponenti mondiali, in ultima istanza fa capo alla tradizione dell'equilibrio generale intertemporale neoclassico. Una caratteristica fondamentale di questo approccio è che esso presume che le forze spontanee del libero mercato, quelle della domanda e dell'offerta, dovrebbero determinare quei livelli del tasso di interesse, del tasso di profitto e del salario che portano l'economia in equilibrio naturale, ossia un equilibrio efficiente che corrisponde alla produzione potenziale e alla piena occupazione dei lavoratori o almeno, più modestamente, a livelli di produzione e di occupazione che garantiscano la stabilità dei prezzi. Stando all'approccio prevalente, il libero gioco delle forze del mercato, almeno in linea di principio, dovrebbe determinare quell'unica particolare distribuzione del reddito tra salari, profitti e interessi che garantisce un livello massimo o comunque un livello efficiente, dati i vincoli, della produzione e dell'occupazione dei lavoratori. Produzione e distribuzione sono pertanto legate a filo doppio, secondo una inesorabile legge di efficienza. Questo significa, per esempio, che per l'approccio prevalente, se tu lotti per cercare di aumentare il salario oltre il livello determinato dall'equilibrio del mercato, la conseguenza dovrà essere una caduta dell'occupazione e della produzione. Insomma, il conflitto fa danni. Ebbene, è possibile verificare che in più circostanze, nel suo manuale didattico, ma soprattutto nelle sue più importanti pubblicazioni accademiche, Blanchard ha un po' deviato da questa ortodossia, o quantomeno ha creato le basi per una deviazione. In alcuni casi, per esempio in campo didattico, nel bel manuale la cui edizione europea è stata scritta con Francesco Giavazzi e Alessia Amichini, Blanchard ha assunto che la distribuzione del reddito tra salari e profitti fosse una variabile sostanzialmente definibile esogena, ovvero una variabile esterna al nucleo della sua analisi. In altri casi, come per esempio nei suoi fondamentali modelli di stresi, Blanchard si è spinto oltre ed è arrivato a ipotizzare che quella distribuzione del reddito non solo fosse esterna all'analisi, ma non presentasse nemmeno un legame univoco con l'andamento della produzione e dell'occupazione. Più precisamente, in questi modelli di Blanchard, il salario reale può essere considerato dato, mentre i livelli di produzione e di occupazione sono determinati dal rapporto tra
tra salario monetario e quantità di moneta. C'è molto di Franco Modigliani 1944 in tutto questo. Modigliani, premio Nobel per l'economia, l'unico italiano. E poi c'è molto MIT. Ora, io potrei fare tanti esempi di questo tipo, potrei entrare nei dettagli, ma in tutti i casi la mia tesi di fondo è questa. Quando i modelli di Blanchard assumono che la distribuzione del reddito tra salari e profitti sia una variabile esterna all'analisi, e quando i suoi modelli arrivano addirittura a ipotizzare che tale distribuzione non sia univocamente legata a uno specifico livello di produzione e di occupazione, ebbene l'implicazione teorica è notevole. I modelli di Blanchard risultano aperti a possibili interpretazioni alternative, ossia alle interpretazioni che fanno capo alle tradizioni eretiche di von Neumann, di Leontief, di Sraffa, di Pasinetti, di Graziani e di molti altri. In questa tradizione di modelli alternativi non esiste nessuna relazione necessaria, ovvero nessuna relazione efficiente, tra produzione e distribuzione. Non esistono più dei livelli dei salari, dei profitti e degli interessi che siano tali da garantire una produzione e un'occupazione massime dati i vincoli esistenti. In questi modelli alternativi l'intimo legame neoclassico tra produzione e distribuzione sfuma, si complica. Ecco, tutto questo significa una cosa precisa. Significa che i modelli di Blanchard, che sono aperti alle interpretazioni alternative, sono di fatto aperti al conflitto distributivo. E ricorrendo a un linguaggio vecchio, ma forse non del tutto desueto, qualcuno si spingerebbe persino a dire che di tanto in tanto, più o meno consapevolmente, Blanchard apre i suoi modelli alla lotta di classe, nel senso di Marx. Naturalmente Olivier non sarà d'accordo con questa mia interpretazione e potrà ribattere che questi varchi teorici, queste piccole crepe logiche che consentono interpretazioni così ardimentose dei suoi modelli, sono soltanto il frutto di semplificazioni provvisorie che possono essere poi tranquillamente rimosse a gradi più avanzati dell'analisi. La verità però io credo sia un'altra. La verità è che i modelli economici sono un po' come i figli. A un certo punto assumono una personalità propria, per molti versi indipendente dalle aspirazioni dei padri. E il caso di Blanchard mi pare esattamente questo, perché a differenza dei modelli di un Lucas, di un Sargent o di un Prescott, e analogamente invece a molti modelli della tradizione MIT di cui egli fa parte, i modelli di Blanchard si possono trasformare, si possono rovesciare, ribaltare, possono diventare modelli alternativi. Adottando tecniche simili, tanti anni fa, Frank Hahn, un grande, trasformò Sraffa in un neoclassico, ma nel farlo commise un errore teorico. Ecco, potremmo dire che noi, nel nostro piccolo, qui rendiamo Blanchard un po' marxista e lo facciamo con un ribaltamento che invece in questo caso regge alla prova. In fin dei conti, se non fosse stato per questo ribaltamento, se non fosse stata per questa possibilità di rovesciamento, l'anti-Blanchard non sarebbe mai nato e noi oggi non saremmo qui a discutere. Ora, quali sono le implicazioni di politica economica di questo discorso? Le implicazioni sono notevoli. Insieme a Larry Sanders, Blanchard ha recentemente evocato la possibilità di una evoluzione e addirittura di una rivoluzione della politica economica prossima avventura. Un punto chiave della rivoluzione evocata da Blanchard e Sanders riguarda l'opportunità di sostenere e di stabilizzare i livelli di occupazione dei lavoratori utilizzando la spesa pubblica per investimenti e in generale la politica espansiva di bilancio pubblico in modi più sistematici e più incisivi rispetto al passato. Rivoluzione, per Blanchard e Sanders, significa dunque, tra le altre cose, anche un rinnovato ruolo delle politiche di bilancio dello Stato nel sostegno allo sviluppo e all'occupazione. Ora,
Questa rivoluzione della politica economica suggerita da Blanchard e Sanders è collegata a una ipotesi, che il tasso di interesse si collochi stabilmente al di sotto del tasso di crescita della produzione. Un tasso di interesse più basso rispetto al tasso di crescita dell'economia è importante per varie ragioni. Aiuta a ridurre le disuguaglianze, diminuisce il peso dei debiti e favorisce l'intervento pubblico nell'economia, perché solo se i tassi di interesse sono più bassi dei tassi di crescita, allora il debito può risultare sostenibile anche in presenza di disavanzi pubblici primari e, più in generale, in presenza di politiche di bilancio espansive. Ecco, nelle vecchie edizioni del suo manuale, Blanchard sosteneva che un tasso di interesse più basso del tasso di crescita fosse un caso esotico, ossia, egli intendeva dire, sostanzialmente improbabile e poco rilevante. Ma oggi Blanchard e Sanders ammettono che un tasso di interesse stabilmente più basso del tasso di crescita sia una possibilità concreta. Blanchard e Sanders sembrano giustificare questo cambiamento di scenario alla luce di un fenomeno, per così dire, spontaneo, potremmo dire di mercato, che talvolta essi interpretano aggiornando il vecchio concetto di stagnazione secolare di Alvin Hansen. In buona parte questo fenomeno consisterebbe in un aumento generale del risparmio rispetto all'investimento e in una conseguente riduzione del tasso di interesse naturale o neutrale, che dir si voglia, che dovrebbe metterli in equilibrio. Ancora una volta, se ci pensiamo, torna l'idea mainstream di un nesso, di un legame efficiente tra produzione e distribuzione del reddito. Se però noi ci mettiamo dal punto di vista dei modelli alternativi, allora quel legame non esiste. E quindi anche il tasso di interesse naturale è un concetto che non esiste. L'implicazione è che nei modelli alternativi un tasso di interesse stabilmente al di sotto del tasso di crescita non può mai essere semplicemente un evento spontaneo di mercato. Non può esserlo nemmeno in situazioni di stagnazione secolare. Un tasso di interesse inferiore alla crescita economica può essere solo il risultato di una precisa politica. Più precisamente, per tenere i tassi di interesse sotto la crescita, in primo luogo è necessaria una politica monetaria che non sia vincolata da regole come la regola di Taylor, che è andata molto di moda presso le banche centrali che tuttora è di moda. Queste regole, come la regola di Taylor, non sembrano in grado di stabilizzare il ciclo economico e l'inflazione. Piuttosto esse rischiano di determinare tassi di interesse relativamente alti, potenzialmente distruttivi per le condizioni di solvibilità del sistema economico, e in ultima istanza capaci di attivare processi destabilizzanti di centralizzazione del capitale in sempre meno mani, l'antitesi della neutralità della moneta, potremmo dire. Inoltre, per tenere il tasso di interesse sotto il tasso di crescita, probabilmente è necessaria una politica di controllo dei movimenti internazionali di capitale, che consenta di ridurre il tasso di interesse senza rischiare fughe di capitali all'estero, ma soprattutto, per tenere il tasso di interesse sotto il tasso di crescita, è necessaria una politica che contrasti la deflazione dei salari e dei prezzi, ossia occorre una politica che impedisca ai salari e ai prezzi di diminuire. La deflazione dei salari e dei prezzi va scongiurata per crescere i tassi di interesse reali, che sono i tassi al netto dell'inflazione, e quindi rischia di rendere insostenibile il peso dei debiti. Ora, quello della deflazione dei salari e dei prezzi è un punto delicato, perché su questa materia Blanchard ha espresso varie posizioni, diciamo che ha valutato caso per caso. In particolare, riguardo alla crisi dell'Eurozona, quando ha considerato i casi della Grecia e dei paesi del sud Europa, Blanchard ha più volte sostenuto una politica di deflazione dei salari, nella speranza di veder crescere la competitività per cercare di riassorbire i pesanti squilibri commerciali che erano stati accumulati da questi paesi. Ecco, su questo punto io devo dire che il mio dissenso è profondo. In primo luogo, io direi che prima di discutere di come rimediare agli squilibri, a mio avviso bisognerebbe prioritariamente interrogarsi sulle ragioni per cui questi sbilanciamenti si sono formati. In particolare, bisognerebbe studiare a fondo le ragioni
per cui il mercato finanziario ha lungamente alimentato gli squilibri commerciali dentro l'Eurozona, per poi farci scoprire all'improvviso che quegli squilibri erano insostenibili. Ora, io ricordo che assieme a Francesco Giavazzi, Blanchard è stato per lungo tempo sostanzialmente ottimista sulla possibilità che il mercato stesse operando correttamente, ossia che gli squilibri verso l'estero dei paesi del sud Europa potessero essere ripianati, secondo un ottimo intertemporale, così lo definiamo, grazie a incrementi di produttività e incrementi di produzione. In seguito, mi pare, entrambi hanno cambiato idea. Resta però un problema in sospeso che trascende tutti noi. E il problema è che un mercato finanziario che foraggia squilibri, che poi si rivelano del tutto insostenibili, è un mercato inefficiente e può essere fonte di gravi tensioni nelle relazioni internazionali. Questo problema, che fin dei conti tocca un nodo centrale del capitalismo del nostro tempo, questo problema praticamente non è stato affrontato. Resta ad oggi del tutto irrisolto e in futuro potrebbe ripresentarsi. Insomma, sulle cause degli squilibri europei resta un enorme vuoto di critica che prima o poi bisognerà tentare di riguardo poi ai rimedi ex post, a differenza di Blanchard, la mia opinione è che la deflazione dei salari non sia mai un valido rimedio. Anche quando ci si trovi dinanzi a importanti squilibri verso l'estero, la politica di deflazione dei salari e dei prezzi andrebbe comunque evitata e bisognerebbe cercare altre strade. Io vorrei essere chiaro su questo. Se noi pensiamo che l'Eurozona dovrà affidarsi anche in futuro alla deflazione per cercare di rimediare ai suoi squilibri interni e sopravvivere, ebbene allora io non soltanto dubito che sopravviverà, ma non credo nemmeno sia opportuno sperare che sopravviva. Perché io insisto così tanto su questo aspetto? Perché la storia ci insegna che il rimedio basato sulla deflazione dei salari e dei prezzi è un rimedio pericoloso, che può avere ripercussioni violente sulla struttura economica come sugli assetti sociali e politici. Qualcuno ha sostenuto che proprio la deflazione fu una delle cause scatenanti dell'ascesa del nazismo, Hindenburg e tanti altri. Ecco, la storia non si ripete. Ma in quest'epoca di spaventose rimozioni collettive può essere utile ricordarlo. In fondo, proprio la memoria della deflazione come propulsore dell'ascesa di Hitler al potere è uno dei motivi che hanno ispirato il monito degli economisti che abbiamo pubblicato con Danny Roderick e altri sul Financial Times qualche anno fa e che consideriamo ancora attualissimo. Dunque, io dico evitare la deflazione, sempre e in ogni caso. Del resto, se ci pensiamo, escludere la deflazione dalla cassetta degli attrezzi degli economisti è stato esattamente uno degli insegnamenti di fondo della principale rivoluzione della politica economica che si sia mai realizzata in regime capitalistico. È la rivoluzione che porta il nome di Keynes. E proprio su Keynes permettetemi una riflessione conclusiva. Quando Blanchard e Saunders evocano la possibilità di una evoluzione o addirittura una rivoluzione della politica economica, in termini più o meno evidenti, la loro fonte di ispirazione è Keynes. E ora la domanda che un po' mi assilla e che vorrei condividere con voi è questa. Una rivoluzione della politica economica che in un modo o nell'altro si richiami a è oggi realizzabile? Blanchard e Saunders precisano che a loro avviso sarebbe un bene che tale rivoluzione avvenisse, ma poi aggiungono che essi non sono affatto certi che avverrà. Ecco, io temo che il loro dubbio, il loro cenno di pessimismo sia fondato. Il punto, secondo me, è che Keynes, l'intellettuale progressista, l'uomo di Bloomsbury, il fautore delle libertà civili, ma nemico dei rentier, Keynes fu
figlio di un'epoca straordinaria, l'epoca di un grande conflitto di sistema fra capitalismo e socialismo. L'intelletto di Keynes venne chiaramente forgiato dall'antagonismo tra quei due grandi sistemi di vita sociale. Le sue idee furono modellate su quella contesa e il suo successo dipese dal fatto che egli riuscì, in un certo senso, a incarnare una possibile sintesi dialettica di quella colossale controversia. Non tutti i biografi rimarcano questo aspetto, eppure secondo me risulta decisivo. E forse pone anche delle domande importanti per l'oggi, per il tempo presente. Perché vedete, noi siamo stati abituati a liquidare l'esperimento del socialismo realizzato come un disastro. E ovviamente ci sono diverse ragioni per questo giudizio. Noi sappiamo che si è trattato di un esperimento colossale, che certo ha accelerato la transizione di molti paesi da uno stadio di sviluppo poco più che medievale a uno stadio di industrializzazione moderna. Ma sappiamo pure che il socialismo realizzato è stato un laboratorio politico carico di errori e di orrori. Il problema però è che quando la minaccia lacaniana, potremmo dire, del grande altro socialista viene a mancare, e in questo tempo questa minaccia chiaramente manca, ebbene viene da chiedersi se in questo vuoto dialettico possano mai realmente crearsi le condizioni politiche per una sintesi keynesiana. Io temo di no. Io temo che la sintesi keynesiana del Novecento sia stata in ultima istanza una risultante diretta della minaccia socialista sovietica. Io temo che senza il pungolo del pericolo socialista sia oggi davvero molto difficile che una sintesi keynesiana possa venire alla luce. Comunque la pensiamo, io credo che questo sia un problema aperto per chiunque oggi tenti di rievocare Keynes, e quindi credo sia un problema aperto per molti di noi, e anche direi per Olivier Blanchard. Grazie. Con molto piacere e molto onore do la parola al professor Olivier Blanchard, che oggi è al Peterson Institute for International Economics, ma come è stato detto in un'occasione è stato a lungo capo economista del Fondo Monetario Internazionale 2008-2015, e quindi in quel ruolo ha in qualche modo dovuto affrontare la crisi spaventosa di cui abbiamo parlato. A lui do volentieri la parola, se vuole stare seduto vuole stare in sul palco è lo stesso, e chiedo di preparare le slide. Good evening, thank you for inviting me and having this discussion, Emiliano. Emiliano has raised a number of important issues about the role of distribution, about the functioning of the euro. What I'm going to do is leave this to the interaction part of our debate. I'm going to try to deal with the question which was asked about that series in general, which is there an alternative to capitalism? And I'm going to give you the answer. No. We'll stop here, but maybe you want me to move on this a little bit. In the following sense, it is obvious to me that the only way to have a world of 7 billion people not be completely chaotic requires markets. I think that there is no discussion that that proposition is right. At the same time, we know that markets perform extremely poorly in a number of dimensions, be it infrastructure, education, health, and therefore, it has to be that the solution is in a combination of markets and rule of the state. What we've learned is that once upon a time there was a dream which turned out to be an idea.
markets and have only the state, that turned out to be absolutely catastrophic. There have been attempts to go nearly all the way the other way in some countries, letting markets dominate and the state have a limited role. It has been equally, I think, bad in different ways. So it's clear that the solution, the only solution, is a mix. And then the question is where do you put the needle? Do you put it where it is? I don't think that it should be always in the same place. I think it depends on how the world is evolving. Sometimes markets do a great job. Sometimes they have excesses which are acceptable, such as, for example, the increase in inequality. And then you want to move the needle. And I think that's the way the debate should be, the notion that there are these two systems that we can kind of go in, you know, choose one or choose the other is dangerous at best. So now that I have answered the large question, I'm going to limit my presentation to what I know better, which is macroeconomics, macroeconomic policy, and what we've learned from the last 10 years. I'm going to use the I rather than the we, just to indicate what is it that in the last 10 years has made me change my mind about the way the macroeconomy, the economy works, and what policies should be. That's more limited than the larger questions, but that I feel is where I have comparative expertise, so that's what I'm going to do. So what has happened over the last 10 years is, I think, two events of very different shape. The first one is the great financial crisis, which had this acute phase in 2008-2009, but had a lot of scars, which basically are still very visible in a number of countries. But there was an acute event which led the world to be in terrible shape for a while, from which it is slowly improving. Then there's something else, which is related but not in a very close way, which is this very slow underlying rise of populism, which itself is due to a number of factors, I think mainly inequality, but we can come back to this, which I would say today probably dominates the scene in terms of the challenges that we're facing and whether we have the policies to handle it. So I'm going to talk about the implications of these two events, which are very different in nature. So there are going to be five lessons and a conclusion slide. The first four are going to be about implications of the crisis, and the fifth is going to be about inequality. The first one is, it's a fairly obvious lesson, that the financial system matters for the economy. Now, why do I have to say it? Because to a large extent, pre-2008, macroeconomics had more or less ignored the financial system. It was seen as something which just transferred funds from the people who had it to the people who needed it, or the firms which needed it. It was not a big thing, just a transfer. And so many of the macro models had zero financial sector in them. And well, that turned out to be a fairly serious failure when the financial system exploded. So that's an obvious conclusion, but it turns out it has more insidious effects on the way I think we think about the economy. I've mentioned three dimensions in which I think it leads to more complicated problems than the ones we thought we had. The first one is, for a macroeconomist, what I do is I look at macro variables, and I hope that by looking at the interaction between macro variables, I'm going to be able to get a sense of what's going on. So if one macro variable looks bad, then I think about what the implication would be. In general, I don't have the time or the inclination or the ability to look at all the micro variables individually. I just assume that I can think about aggregate consumption, aggregate investment, and I'm going to be able to say something. The problem of the financial sector is that, in fact, the problems of the financial sectors may not be seen at the macro level. The financial sector may be okay, but the problem is in the interactions between various players, and that's what we learned with Lehman. Basically, the financial system as a whole didn't look too bad, but the interaction of Lehman with the
values counterparties it was dealing with was the source of the problem, and a macroeconomist would not have seen it. So for a macroeconomist, there's a challenge here, which is, do I actually need to look at all the details of the financial system to be able to say something about the macroeconomy? And I think the answer is yes. That complicates, I think, our task. The second is, a financial system is such that if you want to keep control, avoid the risks, you have to use very many policy tools. And that becomes a very complex issue in which you have to decide what you do with bank A and what you do with bank B or investment fund X and so on and so on. And so instead of macro policy, we like to think of macro policy as simple instruments, the policy rate of a central bank or of a fiscal deficit. In fact, here you need a very large number of instruments, and to use them right, to use a combination right, is orders of magnitude harder than just using one instrument and moving it around. And that turns out to be an issue. And then the third one is a problem which happens every time when you do regulation. When you do regulation, be it the labor market, the product market, or any other market, you're going to have people on the other side who are going to try to evade or use the regulation in ways which are better for them. Now, we see this in labor markets on which I've worked, which is you introduce reforms and firms and workers adjust in ways which you had not anticipated, but sometimes it typically takes a decade or so to actually understand what the reaction of the firms and the workers is. In the case of finance, you have people on the other side whose job it is to try to find a way around what you've just imposed. And so the game of cat and mouse, if you want, plays infinitely faster than it plays in other markets. When you introduce a regulation, you have people on the other side whose job it is to find a way of getting around it. And that makes financial regulation extremely difficult. And this says we're never going to be very good at it because we have people on the other side who are quite good, quite smart, and are going to be able to react to it in a way which may not always be the right one. The second lesson is that pre-crisis, macroeconomists had come to a conclusion, in advanced economies, I think the economists of emerging market countries were more realistic, but in advanced economies such as the US or much of Europe, the notion was that fluctuations were a fairly benign thing. We basically got fluctuations around the trend, and we could use policy to basically get the economy to stay there. I was always a bit skeptical of this as a simplification of the world. I wrote with Larry Summers again a series of papers on hysteresis, the notion that the fluctuations affect the trend, so that if you go for a deep recession, it will leave scars forever, or at least for a very long time. I worked on bubbles, which struck me as keeping coming and having strong implications for what happened to the macroeconomy. But I think the crisis made it clear that the notion that economies are stable and that they're affected by shocks, but they tend to return to normal on their own, is just wrong. That there are all kinds of contexts in which small shocks have very big effects. We had extreme examples of this in textbooks, which is bank runs. So we know that if somebody runs to the bank to get the money out, and then everybody looks at him or her and then does the same thing, then a bank which was solvent is going to be unable to actually pay everybody out, and then the bank may have to close. So a very small event may lead to a very large outcome. What we discovered is that this can happen outside of banks, this can happen in the financial system, this can happen in the economy. And so the notion that small shocks are going to have small effects is just not right. Another way of saying this, which is even stronger, there might be multiple equilibria. If everybody's optimistic, things are fine. If everybody's pessimistic, things are not fine. And it's self-fulfilling in both cases. So I think I've become much more skeptical of the ability of the economy to heal itself by itself, which has an obvious implication, which, if anything, I was already very much in favor of using macroeconomic policies 10 years ago, but today I feel that there's a need to have very aggressive macroeconomic policies as soon as you see signs of something going wrong. So again, I see a major, a
I see a major challenge. There has been a tremendous change. So the next two slides are about monetary policy and fiscal policy. And there has been tremendous change, I think mostly progress in terms of monetary policy and very little change in terms of fiscal, which is an issue. On monetary policy, banks suddenly, because of the zero law about the fact that you could not decrease the interest rate below zero, found that they didn't have instruments, so they created them and they did this thing called quantitative easing, which is buying all kinds of other bonds than the ones they used to buy, increasing their balance sheets by orders of magnitude. So they have changed a whole lot. Spent time explaining this or going into this, I don't want to do that. What I want to say is, do we have monetary policy tools which can help us prevent or at least limit the next recession? A recession will come. They keep coming. We don't know when, but they'll come. Will we have enough room, policy room, in terms of instruments to actually deal with? And here, I think most of us are very worried, which is that the interest rate in the US is around 2 to 3%. Typically, in a recession in the past, the central bank had to decrease the interest rate by up to 10% in order to keep demand up and avoid a too deep a recession. All it can do now is basically increase the interest rates by 3%, and that may not be enough. And that's a very serious issue, which I don't think we have a good answer to. There's a number of answers, such as increasing the average inflation rate, which will increase the nominal rates and give more room, but nothing terribly appealing, and I think that's a very serious issue we're facing. The other point I would make on that slide is the last one, which is as long as central banks had one main instrument, the so-called policy rate, and they moved it up and down, the distribution effects on different groups of people, were not felt to be terribly important. And so central banks were given independence because it was not felt that what they did had major implications in terms of rich versus poor inequality. Now that central banks have a much larger mandate and can buy all kinds of assets and do all kinds of things, they have distributional implications. For example, when they decide to slow down the housing market, to increase the down payment that you have to make, well, that may slow down the housing market, but it's also going to mean that young people are not going to be able to buy houses. And so you get to a situation where it's more obvious that policy is not neutral, and then the question is, can we leave full independence to the central banks the way that it is today? So I think, again, here, there's a fairly major issue which isn't solved. Fiscal policy. So when the financial crisis got really bad at the end of 2008, governments were very scared. And we as a fund basically said, well, you have to use fiscal policy, you have to do a fiscal expansion because private demand is collapsing and you have to do something. And they were scared enough that they actually did it, and there was a very major fiscal expansion in 2009. Probably did good things. The problem is that as soon as the main danger was passed, then in most countries there was a return to the old fiscal policy, which is fiscal austerity, and a dramatic decrease in the deficit and in trying to limit the increase in debt, and very little else. And that's what we've had since. And I think that's a lost opportunity in two dimensions. The first one is there's this thing called automatic stabilizers. So what happens basically when there is a recession, then automatically revenues will go down and therefore there will be a larger deficit. So this is going to help demand go up, or at least not go down as much. So this is useful. But automatic stabilizers only come from aspects of the tax code which have nothing to do with macroeconomic policy. Basically, if you have a more progressive tax, then the automatic stabilizers is going to be stronger. It was no country was it designed to automatically stabilize. It does, because it's there, but it's not designed to do so. So in some countries it's very strong, in some countries it's very weak. Most countries accept the notion that
they should let automatic stabilizers happen, they do, but no country at this stage has tried to design better automatic stabilizers, something which, when there is a recession, basically automatically would allow for fiscal expansion, for fiscal policy to help things go up. And here, I think it's a major opportunity lost. The other is the view of debt. So debt is still seen as a sin, as you probably know if you're German, if you're Germanophile. Basically, this is a synonym for sin. And in an environment in which the interest rate is high and the growth rate is relatively low, then indeed debt is costly because it accumulates fast and eventually you have to repay. We are now in an environment, not in Italy because the rate that there is on debt has a risk spread, but in other countries such as the US or Germany or France, in an environment in which the interest rate is less than the growth rate. In that environment, debt has very strange properties, and you can basically issue debt and never repay it, so never raise taxes, but the debt to GDP ratio will decrease over time. Right? The reason is GDP will increase at rate G, and debt will increase at rate R, because you're accumulating the interest, but if R is less than G, the ratio will decrease. So you're in this situation in which actually the fiscal cost of debt is very low. Now, this is not true for all countries, but for many countries it is true. This says the fiscal cost of debt in a very low interest environment is much lower than it was in a high one. But we still have these rules about 60%, about 80%, about decreasing debt very quickly, which I think are completely inadapted with respect to the current situation. Now I can see how this is of some relevance to the current discussion in Italy, but this is a much more general point. Now indeed the danger is, you know, in the case of Italy, R is greater than G, and the reason is basically the investors are not sure that they're going to be repaid. So clearly the strategy here works if you can convince investors that eventually they'll be repaid, or at least their debt will be paid back. That requires credibility, that requires a number of aspects of political life and institutions which are probably not present in Italy at this point. Let me go to the fifth lesson, which should not have an S in front, but it's just one lesson, but it's a big one. So this is about the other force, which I think now dominates the scene, which is the, I would say, the rise of populism. And there are a lot of people working on why is it that populism is becoming popular. Inequality, I think, is the main one, but not the main one. Economic insecurity, the fact that you're not sure you're going to be able to keep your job for long, the fact that there are these short-term contracts, which many of you have to go through one after the other. Immigration is clearly playing a role in many countries. Then I think the part of the distribution of 1% is much more salient now as a result of the crisis than it was before. The notion that bankers are paid obscene salaries but have the origin of a financial crisis, I think, has resonated very strongly. These different elements, I think, play different roles in different countries, but they're all present. Let me focus on inequality because I think that's maybe the most important one. For a long time, and we knew about inequality, but there was the notion that, you know, higher growth lifts all the boats. You've heard that expression. So that everybody may not have gained in the same way, but everybody was gaining from the bottom quintile to the top quintile. Everybody was getting something. And that was true, I think, a while back. It's no longer true, and the reason is twofold. The first one is lower growth, productivity growth is just less now than it used to be, so the boat itself is basically kind of growing more slowly. But also, I think the nature of technological progress and the nature of globalization is an increase in inequality. So you combine the two, and what happens is that people at the bottom see no increase in their income, real income, or even a decrease. See in the United States, and that clearly is, from their point of view, I think should be, is unacceptable. So this is getting bigger and bigger, and, you know, I don't have to talk about what happened in my country in the last 4 weeks, or
years, but it's getting there. Clearly people are suffering. So the question is, what can we do? And I think, in a way, this is probably the hardest set of questions, and it goes back to what I said at the beginning about moving the needle. So we have standard tools to deal with inequality. And the first one, which is motherhood and apple pie, which is everybody agrees to, is, you know, have better education. Have education which prepares people for the jobs which exist rather than jobs which don't. Clearly this can be improved, probably quite a bit in Italy, but surely in my country of origin, France. And then professional training, so I do not know much about, I know nothing about professional training in Italy, but I know a whole lot about professional training in France, and it's mostly useless. It doesn't go to the people who get it, and typically it doesn't give you the training you need. So here I think there's an enormous effort to be made in many countries, surely mine, but a few others. So this is good in the sense of giving skills to people, the ability to retrain and move from one job to the other. It may not be enough. And then the big question is, can you increase the minimum wage with relatively limited effects on employment of the less skilled? And how much should you use the negative income tax as opposed to the higher minimum wage as a way of getting income to the people who have very low wages or very low productivity? I think that's, again, a very big issue. What I worry about, and this will be the last point, is, and that gets to the future of capitalism, which is, suppose we do all these things, we have a government which fully understands the need to do all these things, does it in nearly a perfect way. Will this be enough? And at this stage, maybe because of what has happened in France for the last few weeks and the interviews of people, it is clear that many people want much more than the state can give realistically within the budget that it has. And so whether the state can deliver enough to make people, you know, less unequal and less angry for some of them is not obvious at all. I think we may have to look into, and that's where moving the needle comes in, I think we have to look at much stronger measures than the ones I listed. At least one, which I think is the most realistic one we should fight for, which is a minimum tax on corporations across countries. So it would have to be an international agreement in which all countries basically agree to have a minimum tax rate. And the countries which don't agree get punished in some way for tariffs or something. But I think at this stage, it is of the essence to do something like this. When you ask people in France, they say, we want more public services, we want less taxes. You say, well, we don't have the money. They say, no, tax the rich. And it is not stupid to say that. I mean, it's an easy way out. But at this stage, governments cannot tax the rich. They cannot tax the corporations, because people can move and corporations can move as well. So I think that is needed in order to have a larger tax base and deal with inequality. But that would be a substantial change from where we are. Same thing on trade. Trade is of enormous benefit to consumers, but it creates very strong dislocations among workers who lose their job. Now, we hope that we can compensate them, but we never compensate them enough. And so the question is, when we basically free trade in one particular dimension, does it make sense to actually do it very slowly, progressively, rather than just to open and hope that things will work out? Governance of firms is another dimension, and the last one I mentioned. At this stage, firms, as we are told, maximize shareholder value. That's their job, and they do the best job they can. But this often comes at the expense of workers, and sometimes at the expense of consumers. The notion that we could change the governance of firms to basically impose some worker representation, and more than representation, some say, is an idea which has come and gone, but I think it's an idea which makes sense. So this is the sense in which I think we have to move the needle, not all the way, either way, but we have to move the needle, and I hope that that's enough to avoid future catastrophes. I shall stop here, and then we'll discuss things.
detto molti degli argomenti, le parole chiave che sono state utilizzate in queste due relazioni così dense, ne cito solo qualcuna che mi ha colpito particolarmente: il tema della inefficienza della finanza internazionale, ma anche delle sue dimensioni. Ricordo che il mercato dei derivati vale qualcosa come 12 volte il PIL mondiale per la maggior parte del counter, ma soprattutto il tema dell'intervento dello Stato, degli investimenti statali, ma poi da ultimo la profonda disuguaglianza, l'ineguale distribuzione delle ricchezze che si è acuita nel corso della crisi, quella per cui, come sapete, 70 milioni di persone hanno tanta ricchezza quanto tutte le altre nel pianeta. E poi una cosa che il professor Blanchard ha detto, che in qualche modo forse dà anche misura dell'epoca di ripensamenti che tutti noi viviamo, che la crescita non è più il paradigma che porta le soluzioni ai problemi del pianeta. Dobbiamo pensare a soluzioni che non possono contare su una crescita economica, aggiungo io, in un momento di crisi ambientale e climatica senza uguali. Professor Brancaccio, lei una replica di 10 minuti. Sì, no, per lasciare poi modo al pubblico di intervenire, io faccio soltanto poche osservazioni. La prima: Blanchard prende una posizione, dichiara che non c'è alternativa al capitalismo e fa un'osservazione precisa, che è ovviamente tipica della tradizione dell'assenza di alternativa, e cioè che in un sistema così complesso come un'economia avanzata fatta di miliardi e miliardi di persone, di miliardi di operatori, ebbene solo il mercato può regolare, può disciplinare, può orientare i processi e le decisioni. È una tesi forte, è una tesi recente. Il punto fondamentale però, qui bisogna, ripeto, riflettere, ci sono due elementi secondo me importanti, e cioè, in primo luogo, come del resto Blanchard osserva, vi è un livello di instabilità del sistema che è superiore rispetto a quel che si era ritenuto negli anni della cosiddetta grande moderazione. L'instabilità del sistema, l'instabilità del mercato è di tale portata da travalicare i confini stessi dell'economia e da generare effetti sistemici di tipo sociale e politico. Questo è un punto di grande rilevanza, di grande importanza, perché solleva il problema secondo cui magari non c'è un'alternativa, ma questo sistema è fortemente più instabile e potenzialmente più distruttivo di quanto non si immaginasse fino a qualche tempo fa. E da questo punto di vista io insisto su una questione. Io credo, Blanchard ha fatto riferimento a ciò che accade in Francia, ma in realtà abbiamo esempi di questo tipo che affiorano continuamente nelle società contemporanee. Io credo che noi rischiamo di trovarci dinanzi ad una situazione in cui non c'è un'alternativa al capitalismo, ma allora c'è il rischio, come molti evocano e sostengono, c'è il rischio allora che poi, non essendo di alternativa al capitalismo, qualcosa dovrà pur sacrificarsi. È il rischio che si sacrifichi la democrazia, si sacrifichi il processo democratico. Cioè, in altre parole, il punto fondamentale è che quando Blanchard racconta di queste proteste che vanno al di là del possibile, al di là del concepibile, visti i vincoli di sistema, faceva riferimento al fatto che non è possibile aumentare la tassazione sulle imprese perché altrimenti poi i capitali si spostano all'estero. Ecco, in una situazione del genere il rischio è che poi, per poter tenere insieme le cose, per poter creare una forma di stabilità sociale e politica, si debbano ridurre i diritti. Si debbano ridurre i diritti sociali, e quelli si sono ridotti abbondantemente, si debbano poi ridurre i diritti civili, si debbano poi ridurre i diritti politici. Questa, io credo, è una tendenza di questo tempo. Se posso permettermi un inciso che riguarda questi giorni, queste settimane,
chi guarda con attenzione il decreto sicurezza che è stato approvato in Italia, insomma, qualche riflessione intorno alla restrizione dei diritti di libertà e alla restrizione dei diritti politici, bisognerebbe cominciare a farla. E se riteniamo che questi siano solo i primordi di una fenomenologia di lungo termine, di carattere più generale, allora, insomma, le preoccupazioni sono notevoli. Lanciardo ha chiuso dicendo: evitare la catastrofe. Insomma, l'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale che dice: il rischio è che ci troviamo dinanzi alla possibilità di una catastrofe. Grazie. Prego, professor Basciara. Beh, un applauso ci può stare. Ho promesso al professor Blanchard che non finiremo troppo tardi, per cui cerchiamo di stare negli orari, ma qualche intervento al pubblico riusciamo a farlo. Prego. So, let me go back to the more eternity. This was a normative statement, in the sense that I think there is more eternity. Will we see alternatives being tried? I think we may well. I think that populist governments will be the offer simple solutions, and some of them will come to power and will not work, but at least the hope. I'm absolutely certain that it will not work. There is an alternative, but I think we may have to actually go through a few before we actually discover that is the answer. What worries me is that when we discover that these are not alternatives, populist governments will be tempted to shift to something else. Maybe decrease democracy, try to stay in power despite the bad results, or do what in the US is called the whack the dog, which is basically find some enemy somewhere, but basically you can go to war too, either real war or commercial war, to kind of focus people's attention on something else. So I'm very worried about what will happen. But I'll repeat that I think that there is no real alternative. Is more complex and totally satisfying. I have two reactions to that. Lugano has said, but am I taking too much time? Or, again. So, Lugano made a number of interesting points. Not all of them I would agree. I'm a bit more Paul Blanchard than Antoine Blanchard myself. The first one is on distribution. So, I think but distribution is absolutely central to both short-run issues and long-run issues. So I've always thought, and I was a bit, I think, the odd man out on this, I always thought of unemployment as being largely the result of a fight between workers and firms. Workers want wages given the prices they face, and firms want to set prices given the wages they face. Each of them would like to get more. How does it get resolved? Basically, it gets resolved by unemployment, unfortunately. And unemployment increases to the point where the wage demands of workers are consistent with what the firms are willing to do. As long as you're not there, there's going to be a fight between the two, there's going to be inflation. But that's fundamentally a distributional issue. And the unemployment rate that we have in many countries is largely due to this tension. So to me, it's very central. The other dimension of distribution, which is very important, I think, is in the long run, and that's what Piketty has been insisting on, which is the transmission of wealth. Much of the inequality basically comes from the transmission of wealth rather than any other thing. If you can start from scratch every generation, then you don't get this accumulation that we have observed. This leads me to the fairly strongly in favor of an estate tax, perhaps inheritance, as a way of decreasing that part of inequality. So that's one thing. On the current account deficits in the euro, so a number of countries, not Italy, but Spain, Portugal, Greece, ran very large current account deficits about 15 years ago. A bit more now.
And it's absolutely true that when Francesco and I, and I wrote a paper, we actually thought that was probably a good thing. These countries were behind, and they needed a lot of investment, and therefore having a current account deficit was a good idea. It turned out it was not as good as we had anticipated. They did not invest very much, and they found themselves with very high external debt, and which they had to repay. So they now decreased their current account deficits a lot, but largely because output is low and imports are low, and therefore the current account looks better than it really is. How do they get back to health on the external side? Well, they have to improve competitiveness. That's not a sufficient condition, but it is a necessary condition. And so you have two ways of doing this. One is to increase productivity a lot, but we don't know how to do this very easily. Or to have wages increase more slowly than ones of your competitors. Right? So if your competitor has 2% inflation, then you want your wage inflation to be, say, 0%. Now the problem with this is if we think of Germany as a competitor, they have very low inflation, which means that in order to improve your competitiveness for wages, you have to have deflation. And I agree 100% with Emiliano that deflation is very good. So the solution there is not at the national level, it is at the euro level. There has to be higher inflation in the eurozone. Maybe Germany has to accept more than 2% inflation so that the other guys can basically improve their competitiveness without deflation. So I think Germany at this stage is behaving in a way which is making the adjustment of the eurozone extremely difficult. Pubblica, raccoglierei qualche domanda se ce n'è dal pubblico, velocemente e brevemente, prima di dare la parola proprio. Ecco, prego, c'è un microfono, molto sinteticamente. Il microfono rimane in mano. Sì, molto sinteticamente. Salto il ragionamento, ma direttamente la bravissima. La mia domanda è: vi è un punto di incontro tra di voi che è la rilevanza della cattiva distribuzione dei redditi, che nella prospettiva anche del professor Blanchard pone il problema della crescita economica. È possibile che un ripensamento delle regole del sistema monetario internazionale possano contribuire a rimettere questo problema in una prospettiva più ottimistica? Ottimo, grazie. In fondo, guarda. Vorrei chiedere cosa pensa dei modelli post-keynesiani eterodossi, in particolare per esempio stock flow consistent model per la macroeconomia e teoria del momento endogeno. Grazie. Il professor Blanchard? Sì. Grazie. C'è una quarta domanda? Prego. Professor Parencaccio, quali sono alla fine del suo intervento? Non ha confrontato la situazione del dopoguerra, grazie, quindi il blocco socialista, il sistema capitalista in antitesi, ma oggi quale potrebbe essere il blocco sociale, quali sono gli interessi che possono costituire il blocco sociale che autoriformerà o comunque stabilizzerà il capitalismo? Grazie. Ne raccogliamo un altro? Eccoci, guarda, c'è il signore lì davanti. Grazie. Il professor Brancaccio, che prima ha evocato il rischio di un superamento della democrazia, ma vorrei chiederle, non è già stata superata con il sostanziale predominio dei mercati sui parlamenti nazionali? E non si va incontro a ciò che Polanyi sostanzialmente profetizzava di un ritorno ai fascismi quando le istanze sociali vengono disattese? L'ultimo, prego, poi facciamo un giro di risposte. Una domanda per il professor Blanchard. Volevo chiedere, ed è di carattere generale, nel 2014 l'economista insignito del premio Nobel Gentirol
ha affermato che le teorie di pensiero critico alternativo in realtà sono antiscientifiche e in qualche modo sono, propongono un relativismo della conoscenza che diciamo, è l'anticamera dell'oscurantismo. Vorrei sapere dal professor Blanchard qual è la sua opinione e se invece ritiene che lo studio anche di questo tipo di teorie, di questo tipo di approccio all'economia, affiancato chiaramente a manuali tradizionali, possa essere invece incoraggiato. Io direi di cominciare con un giro di risposte, poi se c'è ancora tempo, anche se ne dubito, prego per questo momento. Bella domanda, l'ultima. Piace? Allora, per quanto riguarda il problema della democrazia, parto da lì. Dani Rodrik ha avanzato delle tesi secondo me interessanti in merito appunto al conflitto che può sussistere tra, diciamo, la piena, libera, completa circolazione internazionale, soprattutto dei capitali, e il processo democratico. I suoi trilemmi, secondo me, sono di grande interesse. E lì sì, lì emerge molto chiaramente una conflittualità che solleva dei problemi di scelta politica. Ed è chiaro che Rodrik sostiene, in fondo, quel che diceva Blanchard prima, cioè che la soluzione ottimale è sempre quella del coordinamento internazionale. La soluzione ideale è sempre quella di portare ad un livello di coordinamento internazionale tutti i problemi per risolverli al centro del sistema, cioè coordinandosi a livello, diciamo, generale e globale. Nel caso dell'Unione, per esempio, Blanchard ha fatto l'esempio dei salari in Germania, cioè giustamente egli osserva è a causa della tendenza alla deflazione relativa dei salari in Germania, che poi si sono scatenati processi terrificanti di deflazione negli altri paesi. E perché il paese più forte già da sé tendeva verso la deflazione, che poi si sono scatenati processi competitivi al ribasso un po' in tutta Europa. E Blanchard ha, diciamo, sostenuto che poi è lì che bisognerebbe tentare un coordinamento. Cioè bisognerebbe cercare di evitare che il paese relativamente più forte, che accumula surplus commerciali, perché è quello più produttivo, più potente, non scateni anche processi deflazionistici. Ecco, io porto una piccola esperienza a questo riguardo, che conta poco o nulla, però secondo me è indicativa, almeno per me è stata istruttiva questa esperienza. Io venni convocato, era il 2011, era un momento nel quale i partiti socialisti europei avevano grandi aspettative di successo politico e ci si attendeva in qualche modo che in Italia, in Francia, in Germania le socialdemocrazie o i paesi eredi della socialdemocrazia potessero in qualche modo gestire la crisi europea. E io venni invitato da Massimo D'Alema e Laurent Fabius all'atto della candidatura di François Hollande alla presidenza della Repubblica Francese, venne invitato all'Assemblea Nazionale a Parigi per poter discutere di una serie di proposte di riforma che potessero rappresentare il manifesto politico dei socialisti europei dinanzi alla crisi. In quella sede vennero avanzate diverse proposte. Personalmente avanzai una proposta che si chiama Standard retributivo europeo, standard salariale europeo. L'idea di fondo di questa proposta, poi in fin dei conti, è piuttosto semplice, e cioè istituire dei meccanismi per fare in modo che i paesi che si trovano in sistematico surplus commerciale verso l'estero, che hanno una tendenza ad accumulare questi surplus, non attivino meccanismi di deflazione. Cioè sostanzialmente l'idea era troviamo dei modi per impedire che la Germania, oltre ad essere il paese più forte, faccia anche deflazione. Quando avanzai questa proposta in quel consesso, in quella sede, ovviamente vi fu molto apprezzamento, molto consenso, molto appoggio da parte dei francesi, degli spagnoli, dei greci, dei portoghesi e vari altri.
A un certo punto però questa assemblea di persone importanti si levò la voce del rappresentante tedesco, due rappresentanti, uno della IG Metall, fondamentalmente, il sindacato metalmeccanico tedesco, cioè l'equivalente della FIMA, e del Partito Socialdemocratico tedesco, i quali all'unisono dissero: beh, abbiamo molto apprezzato l'intervento del professor Brancaccio, abbiamo trovato molto interessante, il problema è che il professor Brancaccio non ha capito niente di come funziona l'Europa, perché l'Europa non è stata costruita su basi solidaristiche e di coordinamento. L'Europa è stata costruita su basi competitive e così deve restare. Ecco, io devo dire che per me fu una lezione, è stata una lezione di vita, perché io mi sono reso conto che nel momento in cui una cosa del genere mi veniva detto da esponenti della socialdemocrazia, esponenti del movimento operaio, beh, allora qualche problema evidentemente c'era. C'è. E a proposito di quale blocco sociale, quale base sociale, me lo domando anch'io, nel senso che la mia idea del processo storico è che poi in fin dei conti tutti i processi progressivi ai quali abbiamo assistito nel corso degli ultimi 200 vertiginosi anni sono stati processi strettamente collegati con l'organizzazione dei lavoratori, con il movimento dei lavoratori internazionale. E l'idea che possano essere i processi progressivi senza un'organizzazione del lavoro, a me sembra un'idea che non trova riscontri nei fatti e nella realtà. Mi sembra che oggi si organizzino e si coalizzino rappresentanze, permettete la parola, l'espressione vecchia, ma direi non desueta, rappresentanze del capitale, dei grandi capitali fortemente ramificati a livello internazionale, che trovano rappresentanze politiche un po' ovunque e piuttosto facilmente, e anche dei piccoli capitali radicati a livello nazionale, in affanno, in difficoltà, con problemi di solvibilità, che oggi trovano nel cosiddetto populismo una potenziale rappresentanza. Non vedo il lavoro è silente. Questo secondo me è un problema enorme. Grazie professore. Professor Bransciano, a conclusione di questa bellissima serata da Polani a Tirol. Let me take the questions which were addressed to me. So, how much can international organizations help to deal with inequality? The IMF was mentioned, but the OECD or the WTO clearly are relevant in that context. They cannot solve the problem. One is largely a national one, but they can do a number of things. For example, the example they take of corporate taxation is something which has to be done at the international level. And the right organization for this is the OECD. And it can organize discussion and go bargaining and get something. Another dimension is capital controls. In some cases, capital controls are very useful. And that's very much the mandate of the IMF to think about these issues. And I think that we could do more. So I think they can help. Again, in the end, more needs to be done at the national level, but that would help. I was asked, what do I think of post-Keynesian? I think, well, I must admit that I don't read what they write very carefully, but in general, the notion of, again, importance of distribution seems to me to be a theme that has been very important for them and insufficiently important for us. And so, the extent that they have useful things to say on that front, I'm all in favor of getting their wisdom. This includes you. On the Tirol statements about obscurantism, I don't think that economists have a monopoly of knowledge, and other people may have interesting things to say, and indeed they
do. And sometimes an outsider becomes an insider. For example, Hyman Minsky is dead. I think he now would be considered an insider. So it's useful to have people who push their different views from the mainstream, because sometimes they're right. At the same time, it seems to me that the body of knowledge that the mainstream is looking at is the right one. It's not as if there are alternative realities. I think there is one reality, which we have to kind of understand. When people ask me what I do, I like to say that I'm an engineer. I'm a social engineer, but basically this is how I see things. It's a complex machine. I try to understand it. I'm open to suggestions, but in the end, the machine is there. That's what we have to understand. I think the last remark I would make is, and this is happening in economics, we were a very imperialistic field, and look down on the sociologists, the psychologists, the political scientists. I think this is changing. I think that there has been a lot of progress on behavioral economics, which is more and more integrated in economics, and Jean Tirole is actually one of the people who does it. And on the importance of aspects of sociology and politics. So I hope that we're becoming a more integrative field. Again, some of the theories out there are crap and should not be considered serious. Good? Perfect. Grazie. Grazie davvero. Grazie davvero a Leo Branchard, grazie a Emiliano Brancaccio, grazie a tutti voi che siete stati qui alla Fondazione Feltrinelli. Appuntamento prossimo, il 17 gennaio, qui, si chiama Economia e Resistenze alla Globalizzazione, con Zoe Melina Valdes dell'Università dell'Havana e Emilia Buona serata a tutti e a presto.